Salve, sono l'assessore alla cultura del comune di Fiesto d'Artico. In occasione della celebrazione della giornata della memoria, inizierò leggendovi un frammento letterario, scritto da un autore culto tra i più significativi in Italia, un cantautore, Massimo Gugola, amico di Fiesto d'Artico e che ebbi modo di conoscere invitandolo alla rassegna Veneto Profondo nel 2015. C'è sempre una speranza per il popolo sconfitto, che la giustizia un giorno vincerà. C'è sempre un'illusione per il più derelitto che nessun potere mai cancellerà. E siamo sempre qui, su queste barricate, formate da TV e radio abbandonate, a combattere col regno dei grandi disinganni, a urlare la stessa frase da 10.000 anni, a morte i tiranni, a morte i tiranni. L'alleanza tra nazioni e popoli seppe sconfiggere l'odio nazista, razzista, antisemita e totalitario. E oggi, in occasione della celebrazione del Giorno della Memoria, vi presento un altro amico di Fiesto d'Artico. Seguitemi. Ecco, ci siamo spostati all'interno della Biblioteca Primo Maggio, qui nel Parco Fallaci a Fiesto d'Artico, per presentarvi un amico. Enrico Vanzini, classe 1922, che ho avuto modo di conoscere invitandolo ad una celebrazione del Giorno della Memoria di qualche anno fa, che scrisse L'ultimo Sander Comando Italiano. Di questo libro vi leggerò qualche parte. Avvenne una mattina, poco prima della liberazione. Anziché mandarmi, come tutti i giorni, a riparare binari in stazione o a colmare nei campi i crateri provocati dai bombardamenti, fui destinato a un nuovo incarico. Un capo chiamò me un altro, un francese, magro come me e poco più vecchio. Ci scortarono fuori dal cancello, accanto al lato lungo del campo, nella parte dove si trovavano le caserme delle SS, fino all'edificio dove più volte avevo scaricato i carri coi morti. Non sapevo cosa ci fosse lì dentro, non ne avevo la più pallida idea. Quando aprirono le porte, fu investito da un forte odore di carne bruciata. I forni erano accesi e una guardia ci fissava col mitra puntato. Non sapevo dell'esistenza di crematori. Avevo trasportato in quel punto esatto centinaia di cadaveri. Ma chi poteva immaginare cosa facessero i tedeschi con i corpi di quegli sventurati? Mi colpirono immediatamente l'odore di morte e il forte calore di quei forni accesi. Subito dopo, a destra, rispetto all'ingresso, vidi la cascata dei cadaveri. Ma dove mi hanno portato? All'inferno? Pensai disperato. Era chiaro che lì, dentro, il francese ci aveva già lavorato. Lui mi disse a gesti cosa fare. Così, assieme al mio compagno, cominciai a prendere a mani nude quei poveretti e caricarli sulla grata facendoli cadere dentro il fuoco. Se non sei capace, ti aiuto io, mi diceva a gesti. Allora, non potevo saperlo, ma chi come me veniva assegnato a quelle tremende mansioni faceva parte di quelle che i nazisti chiamarono Sonderkommando, unità speciali di internati costretti a cremare i prigionieri morti. A pensarci, fu un bene non sapere nulla allora, perché se avessi avuto idea di quello che ero diventato, avrei saputo anche che quelli come me duravano poco, venivano assassinati dalle SS. Il protocollo, infatti, prevedeva che gli addetti ai forni fossero fucilati perché non raccontassero quel che avevano visto. Pochissimi fra noi sono sopravvissuti, per quanto ne so. Sono l'ultimo italiano di quella unità speciale rimasto in vita. In principio, su cui si fondano i Sonderkommando, era davvero brutale. Fu per questo che a un certo punto un compito così infame come la gestione dei forni ricadde sulle spalle già provate di noi prigionieri. In poche parole, i tedeschi si erano stancati di fare il lavoro sporco e condannarono me e tanti altri a cancellare le tracce delle loro malefatte. Nei sommersi e i salvati, Primo Levi scrive: aver concepito ed organizzato i Sonderkommando è stato il delitto più demoniaco del nazionalsocialismo. Attraverso questa istituzione si tentava di spostare su altri, e precisamente sulle vittime, il peso della colpa, talché al loro sollievo non rimanesse neppure la consapevolezza di essere innocenti. Ad Auschwitz, infatti, nei Sonderkommando venivano arruolati quasi esclusivamente ebrei, che d'altronde, a partire dal 1943, costituivano la quasi totalità degli internati. Era come se volessero renderci complici dei loro crimini, come per esempio avevano fatto creando quei mostri che erano i capò. Ho 90 anni ormai, non ho più voglia di serbar rancore. Ogni tanto accendo la mia tastiera, faccio partire una base di batteria e comincio a suonare. La musica si sovrappone alle immagini di morte e dolore che rivivo nella memoria,
rubando la scena all'orrore. È difficile convivere con questi ricordi, ma devo farli, perché voglio resistere. Queste le parole di Enrico Vanzini. Mi auguro partecipiate al giorno della memoria, in ricordo della fine dell'Olocausto, parlandone in famiglia o tra amici, magari guardando un film. Solo l'alleanza tra i popoli seppe sconfiggere le persecuzioni naziste e antisemite. I luoghi di ricordo e del cuore penso possano essere anche i libri, scritti dai testimoni, come quello che vi ho presentato oggi, qui in Biblioteca Primo Maggio.